sta lavorando su questo tema, sta lavorando seriamente, siamo contenti di poter contribuire a questo sforzo, lo stiamo facendo sia nella definizione delle misure, sia eventualmente nella loro attuazione. Siamo stati, come lei giustamente ricordava, forse tra i primi a denunciare il problema, a sottolineare come, dato che abbiamo adottato un sistema contributivo, sia possibile nel nostro paese concedere un po' più di libertà. Io penso che sia molto importante concedere libertà alle persone, quando questa libertà è sostenibile per il sistema nel suo complesso, per i conti pubblici, e il sistema contributivo ci dà delle regole che garantiscono una certa libertà quanto alla data in cui si inizia a percepire la pensione. Quindi questa libertà, a mio giudizio, va concessa, se è possibile concedere, se è sostenibile. Chiaramente deve essere sostenibile anche per l'individuo, ed è per questo che è importante che chi inizia a percepire la pensione abbia già un certo livello di pensione. Non vogliamo che la persona poi cada in condizioni di indigenza. Noi abbiamo sviluppato delle proposte che permettevano questo in modo relativamente semplice e attraverso la gestione in toto dell'INPS. Chiaramente questa nostra proposta si scontra con delle regole europee che sono, a mio giudizio, delle regole sbagliate, perché non tengono conto dell'impatto sul debito pensionistico, sul debito pubblico, e questo è il problema. Ecco, quella libertà non va bene se fa aumentare il debito pensionistico, ma se noi possiamo concedere libertà di scelta alle persone senza aumentare il debito pensionistico, bene, quella libertà va concessa. È una libertà importante perché non solo chiaramente permette a delle persone di realizzare dei propri sogni e delle proprie aspirazioni, quindi di aumentare il proprio benessere, ma non aggrava il conto che dovrà essere pagato dalle generazioni future, e poi aiuta anche le imprese, perché non dimentichiamoci che talvolta le imprese che si trovano a dover gestire dei lavoratori bloccati, che avevano inizialmente pianificato di uscire, di ritirarsi dalla vita attiva, deve tenere questi lavoratori che sono lì malvolentieri, che non hanno voglia di investire, questo diventa un costo per le imprese. Noi abbiamo fatto uno studio, abbiamo guardato all'insieme delle imprese con più di 15 dipendenti nel settore privato in Italia e abbiamo guardato a queste imprese cosa è successo con la riforma del 2011. Ci sono alcune imprese che hanno avuto dei lavoratori bloccati da quella riforma, lavoratori che hanno a seguito di quella riforma si sono trovati nella situazione di dover rimanere al lavoro per 5 fino a 5-6 anni in più di quanto avevano preventivato, e altre imprese invece in cui questi lavoratori non ce n'erano, ce n'erano di meno, e abbiamo comparato quello che è successo a questi due tipi di imprese, ed è evidente che nelle imprese in cui non c'erano lavoratori bloccati o ce n'erano di meno ci sono state più assunzioni di giovani dell'altro tipo di imprese. Noi stimiamo che per ogni 5 anni di blocco, il che significa una persona bloccata per 5 anni o due lavoratori bloccati per 2 anni e mezzo, uno per 2 anni e un altro per 3 anni, vuol dire avere un lavoratore con meno di 30 anni in meno nell'ambito di queste imprese. Questo è nel settore privato. Se poi guardiamo nel settore pubblico la cosa è ancora più evidente, perché lì invece c'è chiaramente, si entra a seguito del turnover, c'è poi il blocco del turnover che riduce, ma guardando anche soltanto all'interno dell'INPS, noi vediamo che se non ci fosse stata quell'innalzamento brusco noi avremmo oggi circa 700 giovani in più, e devo dire che per l'INPS queste risorse di giovani sarebbero molto importanti. Per un'organizzazione che ha investito così tanto nella digitalizzazione, avere energie fresche sarebbe per noi qualcosa di molto importante. Quindi sì, effettivamente credo che andare nella direzione dell'uscita flessibile sia molto importante, è molto quindi positivo che il governo si stia muovendo in questa direzione. Certamente noi avevamo indicato una strada che era quella della gestione diretta dell'INPS. Se si dovesse, se non si riuscisse a rimuovere questi vincoli che ci sono a livello europeo, bisognerà studiare delle alternative, almeno temporaneamente, fin quando, e mi auguro avvenga presto, la saggezza prevarrà anche a Bruxelles.